Immagina per un attimo di essere sulle montagne della Cina. Queste montagne abbracciate da una leggera nebbia. E un suono tipico ti fa rilassare insieme al tè verde al gelsomino. Bello, eh? Poetico. Intrigante, perché no? Vabbè, te ne parlo subito dopo. La sigla. Ben ritrovato come stai? Allora, oggi il viaggio in Oriente, diciamo così. Oggi il viaggio nel tè al gelsomino e non solo. e Oggi diciamo che è abbastanza asiatica sta sbrabbata, tranne che per il comparto rasoio, perché rasoio comparto italiano e va bene così. Allora, oggi ti parlo appunto di questo strano tè al gelsomino, questa tradizione del rituale della calma, del relax, con Noble Otter, eccola qua, la lontra nobile, che stavolta si sposta in Cina. Allora, devo, devo dire che quando ho visto l'immagine ho pensato, poc'oto, poc'oto, completato la frase. Profumazione di questo set, almeno per quanto riguarda il sapone, perché il dopo barba ancora è sigillato, è un gelsomino non troppo sparato, morbido, leggermente dolce, piacevolissimo, rilassante, però non è forte. Cioè, non è proprio forte. Per chi non è amante del troppo floreale potrebbe anche, ma questo magari te lo dico a fine rasatura considerando anche il discorso appunto del dopo barba perché è molto importante. Però è piacevole, anche se la nota del tè verde è difficile da comprendere, da eh, sentire anche che non c'è solo quello devo dire che il tè verde in teoria dà scusa il gioco delle parole quella sensazione di verde grazie al ciufolo tu dirai allora senti prima di iniziare facciamo una cosa che è giusto farla Mazzalo, che mi è partito la fortuna non c'è la dentiera allora oggi è il, cioè dove sta il 26 oggi è mercoledì 26 una giornata super stressante per me per quello mo io, Cioè, mi vorrei rilassare un pochetto in sta giornata perché è veramente devastante quando le scuole chiudono, quando ci stanno i saggi, quando tutto de è tutto le corse per tutto il tempo, per tutto il giorno. Un macello. Allora, ti volevo dire, ti volevo dire sì, effettivamente. Te devo far vedere il, il set che utilizzerò oggi, ma hai capito di che stiamo a parlare. Mm, e ti parlo anche della piramide olfattiva di questo set. Ok? No. Allora, eccolo qui. Lui lascia, non lo considera, lascia, è il mio amico fedele. Oggi provo queste, le gilette super tin, tin che significa super sottile. Poi ho letto qua, è scritto in credo vietnamita: super durevole, super durevole. Quindi va a significare che la puoi utilizzare anche più volte vediamo come va, ti che sta scritto De eh, Peste e De Corna però credo che siano di eh, rivolte al mercato, Vietnamita quindi andiamo a vedere poi come si comporteranno sono delle Platinum e eh, faccio proprio una piccola promessa non ho una pelle pronta per la rasatura perché l'altro ieri ho fatto un video eh, breve su, con, utilizzando il Wilkinson Classic e, e qua sotto insomma c'è stato qualche piccolo problemino perché Spesso lo si prende come giocattolo, ma non è un giocattolo. Allora, di che cosa dovrebbe sapere? Allora, pompelmo, fiori d'arancio, nebbia di montagna. Me la devi spiegare? Che odore ha la nebbia di montagna? L'umidità: una cosa che ti dà quella sensazione di fresco e quindi enfatizza un po' più l'aroma. Boh, non lo so, vabbè. Poi andiamo avanti. Poi abbiamo il tè verde, come ho detto, il gelsomino samba, che sarebbe il gelsomino d'Arabia, anche chiamato D'Arabia. E poi c'è la super, super protagonista, la fava tonca. Eh, oh, Era tanto che ce l'avevo un canna d'Ivo, te lo faccio vedere. Sai sai che poi l'ho fatto vedere o no? Boh, ah, il favone tonca, ti è becca questa fava. Allora, al di là di questo, che vabbè si sì, può sì, triste, molto triste, eh, il profumo non mi dispiace perché appunto è quel gelsomino estivo, perché no, che mette allegria per quanto riguarda il discorso della serenità del contesto estivo non troppo caldo. Quindi ci potrebbe stare. Carina anche la scritta qui in credo sia cinese perché l'ho provata a tradurre con Google eh, Translator e mi dà come lingua il eh, cinese. Poi abbiamo nella confezione anche la piramide olfattiva, dove do sta? Uh, sparita? Oh. Ah, ecco, eh, mi sto confonde. Eh. Scusa, ma un anno di casa e si se fa sentire. Allora, eccola qua. È quella che ti ho appena annunciato comunque te l'ho diciamo tradotta e devo dire non è non mi dispiace profumazione non troppo sparata allora eh, intanto andiamo a mettere il lamettone sul rasuione ma faccio accompagnare da lui appunto perché ti ho detto che mi sono un po' sbragato qua sotto al collo quindi sicuramente qualche sgranatura oggi in matematica anche forse ma vada a fare matematico proprio poi, visto che mi chiedete sempre, comunque, un rasoio per neofilato e qua e là, vuoi investire? Fatte in sintesi, dammi retta a me, poi fai come ti pare. Sì, dirai, ah, beh, costa, eh, ma non, non cambi più. Allora, come un fagiano, io ho messo la lametta sull'acqua e quindi si è ammollata la carta. Vabbè, non succede nulla. Apriamola, eccola qui. Belle incisioni, tipo quelle vintage, di, classiche di Gillette, con questa cosa che ti... Dice il verso di inserimento: non so perché ancora le fanno fanno questo tipo di grafica, però molto bello. Perché una volta c'era il blister che tu spostavi alla lamettina, lo mettevi sul TTO e rimane a castrato. Allora, aspetta, fammi vedere. Nota un'altra cosa: no, eh, le la ta tampografia è carinissima, molto carina. Ora Mo vediamo se anche è fattibile, utilizzabile o oh, la, la riesco a digerire in qualche maniera. Vediamo un po': vediamo un po' ok, inserita allora, il sapone è un tallovato quindi sappilo, c'è la presenza del tallo che sarebbe il grasso, il seco animale e è una pasta dura quindi io ci metto un po' di acqua faccio accompagnare la jar jar di The Cotella Smile devo dire che il profumo comunque è molto piacevole ripeto, non è sparato, però è molto piacevole molto... Mh, non dico raffinato, perché sennò io ho una valenza... Rilassante parola per me è giusta. È rilassante. Allora inizio mi sciacquo. Tutto e metto il pre e andiamo a vedere che succede con questo momento del. Il momento del tè su sta montagna canica. Quindi manco vedi il panorama. Eh, Rimani un po' così, ore 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 ore. Il Sambac il samba. Che mi hanno fatto? Mi hanno colorato il pennello con coi colori, i bambini. La sfumatura mezza rosa. bam Ah sì, guarda. Ti confesso. Che mi manca. Questa rasatura e la prossima e poi se spera, non ah, c'è più, c'è cioè, bisogno ogni tanto di cambiare il contesto, rilassarsi un pochino, sempre se uno ci riesce, e mi porto la mia caterva di roba che mi è arrivata e me la faccio come voglio io. Anche, anche qua faccio come voglio io che sia chiara questa cosa, però comunque eh, cambia il contesto, ti cambiano tante, 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 ma tantissime cose. Allora, levo l'acqua, leggermente colorato il sapone e vediamo che cosa succede. Allora, faccio un po' di giri, mi raccomando, quando il sapone è leggermente duro fai un po' più di giretti perché devi asportare un giusto quantitativo di prodotto. Oh. Mm. vediamo un po' che succede vediamo un po' l'acqua in eccesso stavo per fare la battuta perché sto nel bagno quindi allora allora il profumo si sì, è molto piacevole non troppo invadente scelta anche giusta perché ripeto c'è chi potrebbe anche amare il gelsomino e tutto il resto che compone la piramide olfattiva, quindi anche i vari ehm, fiori d'arancio che si se sentono, sì ma non è in modo esagerato, è un contorno che fa, e diciamo la parte crumata è molto tranquilla, e il ricreare un profumo un po' soft, non troppo esagerato e sparato, potrebbe convincere anche chi, vuole fare il passo verso il classico floreale intramontabile che è appunto il giussumino. Qui ce ne sono alcuni che sono molto sparati, quindi devi essere proprio amante di quella fragranza. Mm, proprio d'acqua. Oh, ti ricordo che il 24 di agosto c'è lo Shave and Meet a scanso Rosciate quindi ho fatto un post pure qua. Quindi, se ci sei, ci incontriamo. Non è proprio come stare a dentro dentro una pianta del gelsomino, è passarci vicino a qualche metro di distanza. Questo è un riferimento di arda che roba è un riferimento che ti posso dare a livello olfattivo. Poi, io ho una mia percezione, tu magari hai la tua. E Via discorrendo, mm. Poca mico ho combinato! Shh. No di eh. mamma che sto combinando! Che è Dash? Però è bella compatta, eh! Mm. Mm. Adesso il problema sarà questa parte del mio collo. Bah, io vado avanti dai perché sennò qua mi fermo troppo montaggio è sì la parte più bella ma allora vediamo come si comportano queste lamette gillette te vi faccio vedere se ti sei perso il, la parte iniziale platinum queste qui che dovrebbero essere vietnamite Non male, gelsomino che ne... mo... si nebulizza in qualche maniera in modo molto piacevole. Veramente molto piacevole. Un invadente. Ecco qui, già mi sono sbracato qua. Eh vabbè, d'altronde quando usi Wilkinson Classic come un fagiano. che ti pensi di averlo ormai compreso e qual è il momento che ti fai il taglietto e poi ti rimane quindi diciamo che questo è un brufolone che è stato aperto e come al solito mi servirebbe la matita monostatica ma io adesso dovrei smontare mezzo faro mezza cinicità qua per prenderlo perché va a vedere è brutto allora lo prendiamo se no poi magari vorrebbe iniziare se spaventa da sta cosa Aspetta, sto cercando la prima di demostatica che si è spezzata in 10.000 parti Aspetta. ecco qui. Mm. Per il momento altre parti non ce ne stanno, Mazzi, è brutta sta luce, ma li mettete qua, scusa. Ok, sembra di perdentista quando sposta il, il faretto. Eh, la mettina comunque che non mi dispiace, sai? Mm. Coinvolgente, però ripeto, non troppo spinto. Se era leggermente più, non sarebbe stato del tutto sbagliato. Mm. Mm. Mi abbondo, eh? cioè abbondo. Provo a vedere quanta ne prende e quanto riesco a farlo scorrevole ma al di là che ha delle buone caratteristiche come, come formulazione mm, spennello proprio così sbiancato proprio via olè contro pelo e eh, purtroppo quando ti devasti con il rasoio e te la fai la barba te la fai in modo ravvicinato il visetto ne potrebbe soffrire mm. oh yeah. Oh, qui da me sembra sempre in cantiere, eh, ma non so io che li pago per farsi i rumori. Eh. <ride> e chi se sta ristruttura a casa. Io non c'entro nulla. Che poi stamattina a Roma c'era un forte odore di bruciato. stato un incendio devastante quindi l'area stamattina sarà proprio di plastica. Ah. Purtroppo tutti i punti, diciamo sensibili. Mi sono saltati. perché appunto non era pronta poi io capisco chi ha necessità di farla eh, tutti i giorni per carità ma io avendo la possibilità di farla quando dove, qua mi sono preso io come un faggians mm. il problema qual è che quando tirate anche con prodotti molto buoni ma la pelle non è pronta e senti il bruciore quando passi la metta e quando vuoi la oh, aspetta e senti fastidio e quindi la pelle non essendo rigenerata come vorrebbe Senti poi il fastidio del. non dico del passaggio, però comunque che non è pronta. Poi ripeto: a seconda delle proprie necessità personali, anche il tipo di pelle che ti può permettere rasature più frequenti. Rispetto a. Eh, che te posso dire? Uno come me che se la fa. Due volte a settimana perché comunque più di quello non, eh, cioè non me la codo, diventa un po' un fastidio, ma compreso con qualsiasi altro tipo di rasoio. Eh. Però, se mi sono, diciamo così, già scartavetrato, è normale che se vado due giorni dopo e il macello c'è un giorno in più per me fa la grande differenza. Però vabbè, non fa niente. Tanto io sono piccole cose che alla fine si rimarginano e va bene. Però comunque. Se hai questo problema, cerca di prenderti la pausa, se puoi. Allora, come si è comportato il sapone? Il sapone è bene, la scorrevolezza è molto buona. Profumazione è buona, ma non, non troppo intensa: nel senso che non è sparatissima. Quindi, l'intensità da 1 a 10 potrebbe essere un 7,5 barra 8. e Ripeto, anche perché il discorso del gelsomino può piacere o meno, e quindi diciamo così secondo il mio punto di vista abbassando un po' l'intensità vai ad accontentare un po' tutti quanti allora aspetta devo fare una cosa scusami un secondo devo togliere l'audio perché devo fare una cosa ecco a posto quindi la metta si è comportata bene, logicamente mettendola, in, non di, in difficoltà, facendola lavorare su un viso che non era ancora pronto, eh, ha fatto qualche piccolo segnetto, ma nulla di così eclatante, cioè, eh, mai visto utilizzare sintesi in una marea di volte, quindi te sarai reso conto che è un rasoio che è quasi difficile e ti fece fare la sgranatura capita quando io nel mio caso non, non sto in condizioni ottimali per affrontare una semplice barella rasatura allora andiamo a aprire il nostro oh sigillato nostro after vediamo se sanguina ancora o meno Ecco, ah, qua c'è un puntino aspetta mannaggia. O mannaggia o meno A posto. eh sì effettivamente quando non c'è la pelle pronta è fastidio mm, mm, aspetta oh. Oh. allora la parte rumata qui la senti molto più morbida è presente il gelsumino si abbraccia proprio completamente appunto la parte crumata e anche un po' di svolazzamento di, di foglie di verde che poi il tè verde viene quello tradizionale cinese viene aromatizzato con i fiori di gelsomino, non è che prende quel diciamo quel sapore, quel profumo. Aspetta. Sì, molto piacevole, molto veramente molto piacevole. Molto rilassante, sta parte grumata non è esagerata, non è troppo spinta, quindi non ti dà quel fastidio e il gelsomino è un po' più flacato nel senso che va a braccetto e non si scontra non è che dice il lacrumato è molto più o il gelsomino è di più è normale che comunque parlando punto di una fragranza al gelsomino deve essere no? l'attore principale però in questo caso è molto equilibrato molto piacevole, molto anche verde non eccessivo cioè non è eccessivo però è però è molto piacere a quest'ora a me sarebbe piaciuto stare su cucuzzolo della montagna che è la nebbia a gustarmi il te senza pensare a niente però a guardare sta nebbia che mi avvolge che mi fa sognare che dietro ad essa ci sia chissà che cosa sarebbe molto piacevole allora che devo dire si buono però se cerchi una fragranza che spara un po' di più qui è più tranquilla più tranquilla, ti ripeto, la senti, ma non è fortissima. Sia chiaro, eh? vabbè, dai, sembra abbastanza bene, ripeto. La mettina non mi ha deluso, anzi, è andata bene, ma ero io che non eh, diciamo così ero pronto perché nella fase di discesa quindi di pelo andava benissimo. In contropero in alcuni punti dove mi eh, sono venuti i brufolettini perché purtroppo vengono, eh, lì lei ha fatto il suo lavoro. Ha tagliato. Diciamo che. La mette, io ho sempre pensato queste rivolte al mercato asiatico siano meno, tra virgolette, meno performanti per noi europei perché magari abbiamo una barba più folta, più dura e quindi però passabile cambia mh, veramente poco. Allora detto questo, se ti piace il tè verde, ti piace il gelsomino, potresti pensare a lui, però ripeto, la fragranza non è esagerata, è un normale. Soprattutto perché se poi non piace a qualcuno che ti sta vicino così non lo appesti cioè la senti tu c'è la sua durata che non è de, 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 da mattina fino alla sera però dai è piacevole non è male si può abbinare tranquillamente anche con altri saponi a base di di agrumi il fociere il fociere chiamalo come ti pare molto piacevole vabbè detto questo io ti ringrazio per aver visto il video fino a questo momento. Scusami un attimo se sono stato un po' in stato leggermente confusionale, sti giorni. Ma stiamo facendo 10.000 cose, è veramente un bel casino. E quindi spero che nella prima settimana del mese che verrà ci sia un momento di. Ah. Spero tanto che ci sia questo momento, ma continuerò comunque sempre a fare video eccetera eccetera. Magari troverò anche tempo per fare altre cose che da un po' che non faccio qui su youtube e come dico sempre buoni acquisti e buone sabate. ricordati che il 24 di agosto c'è lo shave and meet a Scanzo Bergamo, quindi se vieni mi fa piacere e noi ci vediamo al prossimo video mo ce l'ho ben per solo che è quasi l'ora del pranzo hai capito?